essere rispetto alle altre piattaforme. È una piattaforma dal vostro punto di vista privilegiata o voi non tenete di spalmare su tutte le altre piattaforme disponibili? Questa è un po' la premessa. È evidente che il contenuto è possibile che possa essere fruito in tutte le diverse case italiane attraverso un'unica piattaforma. Ovviamente ci saranno più piattaforme, probabilmente ci saranno più che si capiteranno solamente una di queste. Questo però è indubbio che andrà a influenzare anche il tipo di funzione. A me, ovviamente, se questo usando di tutta la resta, possa avere il corretto tipo. Non credo che dentro troveremo le stesse tipologie di funzione. Saranno, nel suo prima, di forte concentrazione sui canali generalisti, ma ci sarà probabilmente una diversa modalità di funzione. Il primo step per noi è diventare terrestre, faccio per motivi sinteticamente, penetrazione praticamente tutta la famiglia, possibilità di, questa è nata dopo, di veicolare contenuti premium. Possibilità, questa è già una realtà, non siamo in una situazione sperimentale, siamo già in una situazione di realtà di questa offerta per 3 anni, di fare pubblicità interattiva. Direi che guardando altre realtà internazionali, quello che è stato fatto insieme al mercato, insieme ai signori, molte delle persone che sono forte, è sicuramente molto interessante. C'è tantissimo da fare, però molto è già stato fatto. La considerazione che però facciamo è che attendere al crescere della pubblicazione dal punto di vista tecnologico della piattaforma che viene utilizzata, è vero che cambieranno, sarà molto più personalizzato per il sesso, eccetera, è vero che cambieranno la modalità di funzione, ma il pensiero è che al crescere il satellite, soprattutto il TV, al crescere il costo di quella tecnologia, che evidentemente scenderà, non ha un risultato che probabilmente in tot di anni di connessione magari potranno essere magari completamente gratuiti. Però oggi costa. Allora, se la piattaforma che sto utilizzando è il TV, io ho un costo per abbandonare, ho un costo per l'acquisto di quei programmi, lo spazio in quel contesto per un investitore è sicuramente minore rispetto a quello che c'è una piattaforma analogica che diventa digitale, può dare molto di più che diventare digitale, però mantiene come unico momento di scambio tra broadcaster che offre programmi, chi quei programmi distribuisce la gratuità e la promessa di guardare la visione della velocità. Quindi da un estremo questo, da un estremo questo, dall'altra parte molto probabilmente molto più personalizzazione, cose che stiamo facendo e spazio di nuove, se è qualitativamente probabilmente superiore, perché io sono in TV, probabilmente magari non 5 utenti, posso mettere uno, con l'utente pubblicitario intendo, ma con questo utente sviluppare qualcosa di estremamente più elaborato e articolato rispetto a quello che posso fare oggi, posso fare in maniera più consistente domani, comunque già oggi posso fare, di creare con tanti utenti, sia utenti spettatori, utenti del mercato,